Tradizione Radio. E ciao a tutti amici di Radio Canale Italia, io sono Carlotta dagli studi di Storytime in Bologna. Oggi sono in compagnia di Marco Santiai e Federica Casetti Balucani, che io saluto. Ciao ragazzi, ben arrivati. Ciao Carlotta, ciao a tutti. Ciao Carlotta, ben trovati. Bene, oggi parliamo di cose belle, di musica. Qua abbiamo una soprano, una bellissima donna, ragazza, e il suo pianista. Però sei pianista. Ascoltate, raccontatemi un po' la vostra storia, un po' anche il vostro percorso. Inizia tu, Federica. Inizio io? Sì. Io inizio il mio percorso come cantante classica al conservatorio. Successivamente, finiti gli studi, inizio il mio percorso anche con i concerti live. Quindi sono una concertista. Canto stabilmente da diversi anni con la banda musicale della Polizia di Stato. Conosci Francesco Grollo? Sì, l'ho incrociato in più occasioni. Sì, no, infatti anche sapevo che anche lui che è un tenore. È piccolissimo il mondo. No, io scrivo musica e lui mi ha cantato un pezzo. Sì. Ecco, perfetto, sì. Quindi sì. E inoltre faccio anche parte di un quartetto vocale di quattro soprani che ci chiamiamo le Divas Italian Sopranos. E poi oltre a questo ho anche un'attività parallela, come in questo caso con Marco, certo. Dove abbiamo fatto un prodotto totalmente classico, ecco, mentre nelle altre situazioni tocco anche dei brani che esulano dalla musica classica, quindi musica da film, canzoni, ecco, il genere crossover, sì. Per essere più precisi. Ok, tipo fammi un brano che è conosciutissimo, che non è... Con te partirò. Ah, beh, sì, ad okay, esempio. Perfetto, ok, cosa chiarissima. È il brano emblema, esatto, della musica crossover. Esatto, perfetto, sì. Allora, invece tu Marco? Io ho cominciato così a 6 anni, ah, però. Un po' per caso, oppure per l'intuizione dei miei nonni materni, che hanno pensato per un Natale di regalarmi una tastiera. Sì. Di quelle elettroniche, io ci stavo praticamente attaccato diverse ore durante il giorno e così, anche senza saperne più di tanto, riproducevo un po' le melodie che si sentivano alla televisione o alla radio. Sì. Mio nonno in particolare sapeva leggere e scrivere la musica e quindi mi aveva anche comperato un piccolo album pentagrammato sul quale io ricopiavo, mi divertivo a ricopiare degli spartiti che lui aveva racimolato negli anni. Lui non aveva potuto studiare musica perché insomma, non aveva una buona condizione economica che glielo permettesse, e quindi ha in qualche modo riversato su di me questa passione, certo. Che poi è diventata anche professione. Grandissimo. Senti, come vi siete avvicinati voi? Diciamo che l'incontro è avvenuto tanti anni fa, ormai parliamo di una quindicina come minimo. Ci siamo incontrati più o meno. Anche te però, scusami, sostieni con allora, guardo lei, mi sembra una ragazzina. Ti ringrazio. Vedi gli uomini, dopo lo picchi, io te lo sì, tengo sì, fermo. Dopo, esatto, okay. Dopo lo leghiamo e lo picchiamo. Esco dalla trasmissione, scusate. Ci siamo incontrati tanti anni fa, e per puro caso appunto durante un concerto, e da lì poi è capitato saltuariamente che cantassimo, che eseguissimo dei brani insieme, e poi da lì da cosa nasce, certo, cosa, siamo immagino, arrivati a questo. Certo. Sì. Quindi avete fatto, da quello che vedo, un CD? Sì. Che ce n'è? Chi me ne parla di questo CD? Della gestazione oppure... Tutto! Allora, della gestazione... Il CD è stato voluto da me in primis, con l'aiuto di Pape Gurioli, che è il produttore artistico ed esecutivo di questo CD. Pape. Esatto. Sì, che sta a Marradi. Sì, esatto, Pape di Marradi. Che salutiamo. Ciao Pape. Lo salutiamo a Sant'Andrea. Ciao, ciao. Lo salutiamo e lo abbiamo voluto fortemente, e per questo, essendo brani non proprio...
diciamo battutissimi del repertorio della musica vocale da camera e anche piuttosto raffinati in un certo senso. Abbiamo pensato di coinvolgere Marco, che è un pianista assolutamente elegantissimo e è anche un forte conoscitore di questo genere musicale. Certo. Marco, allora ti vado a sentire anche sul tuo canale YouTube, adesso mi ha fatto venire tutta una curiosità, questa splendida soprano. Bene, ci bene. Ci sono, per correttezza lo dico, ci sono tanti video che coinvolgono certo. altri nostri colleghi. E bene. Ci sono anche questi, c'è uno stralcio anche di questo CD che è già stato presentato anche in altre situazioni e... Parlami quindi ancora del titolo del CD. Sì. La notte e l'amore è un titolo che abbiamo scelto ed è anche un titolo che racchiude due dei luoghi più comuni di questo repertorio della musica vocale da camera. Abbiamo deciso di dedicare una prima parte del CD a Francesco Paolo Tosti, compositore italiano che fece furore in Inghilterra dal 1875 al 1913 ed era un tenore, un pianista, un compositore, un organizzatore di eventi per conto della corte reale britannica, era l'insegnante anche dei reali inglesi ed era anche addirittura, per non farsi mancare nulla, un esperto di marketing editoriale, al punto che il Giulio Ricordi, della casa editrice Ricordi, certo. lo fece supervisore della filiale londinese. Quindi non si sa nemmeno come abbia avuto il tempo di scrivere delle melodie così, così belle. Abbiamo scelto appunto i due piccoli notturni e il ciclo Malinconia, che sono su versi di Gabriele D'Annunzio, quindi due italiani, due abruzzesi, due geni. Sì, bene, ottimo, interessante. E abbiamo voluto aprire, quale occasione migliore, perché con un pizzico di rammarico dico, questo repertorio è stupendo, andatevelo ad ascoltare, ma non solo fatto da noi. Certo. Perché è stupendo, ma in Italia non riesce così tanto a prendere piede perché sappiamo benissimo c'è l'opera, l'abbiamo inventata noi. Sì, sì, sì. Nel 1600 a Firenze certo. nasce l'opera, la Camerata dei Bardi, e quindi va molto bene. Molto spesso dico, queste chicche si perdono. Certo. Giustamente, ma anche no. Ecco. Bene, quindi è da riscoprire. Allora, voglio dare i tuoi vostri contatti. Allora, Federica Casetti Bluccani è la tua pagina Instagram. Sì. Canale YouTube invece di Marco è Marco Santià Pianist. Quindi Marco Santià Pianist, il canale YouTube. Mentre la vostra mail è Xantias con la X, quindi Xantias 79@gmail.com. E noi da Radio Canale Italia e Storytime vi salutiamo e ci vediamo alla prossima storia. Ciao a tutti, grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti. E in bocca al lupo. Ciao. Ciao. Storytime. Evoluzione Radio.